Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 139. Ciao, benvenuti al mio podcasting. In Italia mini uragani mediterranei, tornado, trombe di mare crescono e crisi idrica in Italia. Ecco, se vorrete andare a espandere questo muro di fatti che trovate linkati in descrizione, scoprirete che io è dal 2012, anzi addirittura un po' prima, dal 2012, va bene, che io sto dietro a queste cose. Avete un lungo elenco praticamente di fatti dove ci sono trombe d'aria, tornado, medicane. Non sono tutti quegli eventi che sono accaduti dal 2012 sino ad oggi, molto probabilmente ne sono accaduti di più perché è molto probabile che qualcuno mi sia sfuggito. Comunque si vede che dal 2012 al 2022, che è l'ultima data della blog, l'ultima data di aggiornamento, e gli eventi estremi si sono moltiplicati. Inoltre c'è il problema della crisi idrica. Dunque, in buona sostanza, in Italia i mini uragani mediterranei, le trombe di mare e le trombe d'aria crescono per numero ed intensità. Nell'interno della penisola italica, come nel Midwest americano, piccoli tornado, fenomeni meteorologici estremi e violenti, crescono di numero ed intensità, assieme ovviamente alle bombe d'acqua. Crisi idrica, ecco, la crisi idrica più importante praticamente si impara alle elementari che il bacino idrico più importante dell'Italia è il fiume Po, te lo ridicono alle medie, te lo ridicono ancora alle superiori. Ecco, se si va a vedere è dal 2016 che praticamente ci sono crisi di secca. Nel 2016 c'era il Ticino in secca, 2017 il Po in secca e crisi idrica, ottobre crisi idrica al lago di Bracciano, 2017 crisi idrica in Puglia, poi 2019 di nuovo il Po in secca, 2020 il Po in secca e crisi idrica, agosto Po in secca Ponte Lago Scuro, l'Adige Val Ferré evacuate 30 abitazioni per rischio frana. Ecco, si sciolgono praticamente i ghiacciai, si trasformano in acqua e vengono giù praticamente, si trasformano sia in fiumi che praticamente rigagnoli e fiumiciattoli, e d'estate praticamente si formano, si sciolgono all'interno, e poi praticamente l'acqua all'interno del ghiacciaio fa da lubrificante e vengono giù a pezzi interi. Quindi 2021 di nuovo Po in secca come ad agosto, e sera a marzo Cremona oggi Po in secca, siamo a settembre 2021 Gazzetta di Parma, poi ancora in magra, la secca oramai è costante, se era a dicembre 2021, e vai, poi siamo arrivati nel 2022 con una crisi idrica da cavalli del Po, tanto che praticamente emergenza con un cuneo salino, l'osservatorio del Po, cuneo salino a 30 km, è il record. Questa data riporta la data del 29 giugno 2022 dell'ANSA, e via a seguire. Ultima informazione, diciamo, è del settembre, siccità, situazione rimane critica in Lombardia e Piemonte, via a seguire. Ecco, che cosa vi posso dire? Se volete andare a espandere tutta questa serie di eventi, eventi sentinella, che a questi eventi si può inferire agevolmente che prima o poi sull'Italia arriverà un medicane di categoria F2, F3, F4 che farà fuori molto probabilmente una ridente cittadina italiana bagnata dal Mar Tirreno, oppure dal Mar Ligure, oppure dal Mar Adriatico, oppure dal Mar Ionio. C'è poco da fare, e quindi niente, se volete andare a espandere tutti questi eventi sentinella, dateci un'occhiata, e vi ho messo anche il link che troverete con praticamente come redigere e come fare un bug out bag, o come definire una strategia prepper. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.
We'll be right back.